Allora, Giovani a Teatro è sicuramente una semina che Fondazione di Venezia ha voluto avviare nel cercare un ruolo, un'identità rispetto alla propria funzione pubblica da ente privato e nella convinzione che l'educazione e la conoscenza dell'arte scenica contemporanea in particolare possano essere un'opportunità straordinaria di formazione culturale della persona, in particolare delle persone tra i 6 e i 29 anni. Come abbiamo fatto? È una semina che ha cominciato a germogliare, di cui adesso raccogliamo qualche frutto, ma che soprattutto ci permette di andare a verificare ogni volta delle convinzioni, valori e ipotesi a contatto diretto non con la formazione di un pubblico, ma con la formazione, ma con la trasmissione di saperi. Infatti una delle i principi del progetto, e poi vi spiego brevemente come funziona, sono: l'opera è parte del percorso di conoscenza, quindi niente equivoci sull'intrattenimento o sulla formazione del pubblico in senso del pubblico critico, ma instillare il dubbio che il percorso culturale possa anche essere nel godimento dell'opera quando si va a teatro. L'altra cosa è che l'educazione a queste arti sia una necessità, ma che non è considerata tale, ma che sia possibile non solo nel senso dell'incontro e della funzione di spettatore, ma assolutamente nell'incontro con gli artefici, siano essi gli artisti direttamente, siano essi gli elaboratori di riflessione e di critica, siano essi i media, tutti i nostri mediatori culturali, che a seconda dei contesti, per esempio nel contesto dell'istruzione o del percorso curriculare all'università, hanno la responsabilità di connettere questi saperi con i cittadini. Perché anche per noi, in Fondazione di Venezia, l'idea del cittadino che possa quotidianamente, naturalmente, incontrare, sapere, entrare in contatto, e qui l'agricoltura è tornata perché abbiamo imparato dalla didattica esperienziale dell'agricoltura biologica come sia possibile trasformare un'offerta di cultura teatrale come quella del Veneto, che voi sapete meglio di me è sostanzialmente determinata da un'attività di distribuzione di teatro di medio livello e di pochissimi nell'area del veneziano centri di eccellenza. Non parlo di indipendenza perché il discorso è troppo lungo ed è stato già affrontato, ma sapete che l'offerta teatrale di quel territorio, molti dei gruppi che sono qui forse mai vengono in quel territorio, dopo aver messo con un sistema unico di prenotazione, con un monitoraggio unico grazie a semplicemente un'adesione con una tesserina, dopo aver creato un sito dove dinamicamente l'offerta teatrale di teatro, danza, musica, perché parliamo di arti sceniche, viene proposta agli iscritti, che oggi sono 3.200 per questa edizione, ma sono stati 27.000 fino a oggi, possono scegliere in un'area territoriale di andare a teatro prenotando con un call center gratuito a 2,50 €, cosa che 3 anni fa molti dei miei colleghi hanno percepito come un mancato incasso piuttosto che come una competizione. Senza comprendere in quel momento, oggi di più viene compreso di più, che noi ci siamo inseriti appunto tra i percorsi curriculari dell'istruzione e i compiti che i teatri devono avere e continueranno ad avere, ma oggi, è già finito, ma oggi, 2 minuti, arriva Necrosius a Venezia, fa 1.000 spettatori e 300 sono iscritti al nostro progetto. Devo dire che se poi gli altri allora l'approccio esperienziale è stato il secondo stadio, cioè l'incontro, il lavoro condiviso con gli artefici, e qui stiamo parlando di Danio Manfredini, di César Brie, di Antonio Tarantino, piuttosto che non solo nelle grammatiche e nei saperi, ma anche nella riflessione e nella critica, quindi percorsi di critica teatrale guidati per esempio da Valeria, che è qui, ma della critica musicale, ma anche, e da quest'anno, una nuova sezione che si chiama Portare Sapere, nel senso della responsabilità di portare il sapere a qualcuno,
con percorsi dedicati agli insegnanti, cioè a coloro che nella nostra società dovrebbero avere la funzione dell'educatore. Potrei raccontarvi mille altre cose, semplicemente posso dirvi che abbiamo appena fatto una settimana sulla drammaturgia, proponendo in maniera cinque approcci drammaturgici con Spregelburg, Maiorga, Punzo, Babilonia, piuttosto che, e i 1200 ragazzi che hanno frequentato soprattutto gli incontri con gli autori al pomeriggio e poi gli spettacoli alla sera, credo siano uno dei primi piccoli fiori, frutti, come volete, di questa semina, che intende ad aprirsi soprattutto, ho finito, al rapporto con gli artefici, perché alla fine l'opera comincia a non essere più considerata il consumo culturale, l'intrattenimento, quello che volete, ma una parte necessaria al percorso, così come altre parti. Grazie.